Nel momento della verità il Pescara buca clamorosamente, lascia al Matusa punti pesantissimi in chiave playoff. Finisce 2-1 per il Frosinone, ora quarto in splendida solitudine con una partita da recuperare martedì sempre in casa contro il Latina. Reazione biancazzurra solo a match compromesso sul 2-0, prima il palo poi la magistrale punizione al 29esimo sempre di Matteo Politano. Fortemente in bilico la posizione dal tecnico fiorentino, la dirigenza sembra orientata a cambiare la decisione nelle prossime ore. Così a fine incontro Baroni e Stellone. Noi siamo partiti bene qua, abbiamo interpretato bene subito la partita, poi loro ci hanno messo un po' in difficoltà perché avevano queste verticalizzazioni molto veloci da dietro e abbiamo sofferto un pochettino questa fisicità, questa seconda palla che loro attaccavano molto bene su questa, sia con Dionisi che con Lupoli, e ci portavano spesso ad allungarci. Però c'è anche la convinzione di voler uscire fuori da questa situazione anche con un pochettino di più di cattiveria, anche essendo un pochettino più sporchi, anche se poi a noi questa cosa non ci riesce bene per un fatto di qualità, di come siamo strutturati. Ecco. Ma io penso che nella giocata del singolo di Gugre ha rotto un po' gli equilibri e nel 2-0 sull'occasione del rigore ha spianato un po' la strada a noi. Il Pescara l'ha provata in tutti i modi, con un buon possesso e magari calciando poco in porta, ripeto, tranne in quell'occasione di Politano che siamo stati fortunati perché ha preso veramente il palo interno e non so come ha fatto a non entrare, ma meglio così, tante volte ha preso a noi il palo interno ed uscita, quindi va bene. La partita, Brugman non al meglio, febbre nella notte, parte dalla panchina Zuparic in mediana con Memushai, dietro Fornasierra alla fianco di Salamon, Pucino sostituto dello squalificato Rossi, per contro il 4-3-3 disegnato da Stellone, Santana e Dionisi a supporto di Lupoli. In realtà io discreto dei biancazzurri, Zappano sfonda sulla destra, mette in mezzo provvidenziale Santana in ripiegamento, punizione di Politano al 13esimo, di testa Salamon colpisce malissimo da posizione più che privilegiata, quindi spunto di Bjarnason, cross testa di Melchiorri, centrale Zappino senza difficoltà, aggressivo e con più gamba col passare dei minuti il Frosinone prende sempre più campo, Lupoli impegna dalla distanza Fiorillo mentre Ciasic di testa spedisce di poco al lato l'invito su calcio franco battuto da Santana, preludio all'avvantaggio che arriva al 40esimo, pezzo di bravura del centrocampista austriaco Robert Gucker che nell'ordine salta Bjarnason e Memushai, gira Zuparic e con questo fendente incenerisce l'incolpevole Fiorillo. In avvio di ripresa il raddoppio dei padroni di casa, Santana rovescia ingenuo Fornasier che si oppone col braccio largo, rigore ineccepibile che Lupoli trasforma spiazzando l'estremo biancazzurro. 2-0, il Pescara accusa, Frosinone vicino al tris con Santana rasoterra di un niente al lato, fuori Sansovini, dentro Pettinari, subito in evidenza in area Ciociara, pallone di poco alto al 19esimo, Brugman per Fornasier, Zuparic scivola al centro della difesa, poco prima spettacolare sinistro giro di Politano, clamoroso palo interno, tapin di Zappano, flebile, Zappino ringrazia ma nulla può, al minuto 29 sulla magistrale punizione calciata dal solito Matteo Politano, rete davvero meravigliosa, la quarta in campionato per l'esterno in comproprietà con la Roma, ma non accadrà altro, solo tanta confusione, palloni gestiti e persi banalmente, anzi è il Frosinone a sfiorare il terzo gol con Dionisi, numero su Zappano che poi lo costringe a concludere a lato, 2 punti nelle ultime 4 partite, ribaltone in vista, Oddo in preallarme, sapremo nelle prossime ore.